ne pensa il gallo di questi fossi? No. Sì, sono io, il gallaccio, a pescare. Iale. Siamo al ponte, al Calambrone, è una vergogna vedere queste cose. Vedo il ponticello, il Calambrone, dove da lì tutto sfatto, in dove Mussolini li aveva fatti tutti nuovi, era bella la bonifica, la teneva bene, invece ora è tutto abbandonato. Questi troiai dei sindaci e non fanno nulla, quei troiai, tutti a pigliare il mese e non fanno nulla, tutto abbandonato. Andate via, La andate là. natura. La natura, andate là. Ponti giù, scigli da fa, tutto da fa, perché è una schifezza vedere fiumi così. Ma la natura ci ammazza prima o poi, ci ammazza tutti, anche i Marini, sono troiai. Era lì, si dà una Troiai. retata. Ora si dà la retata e si guarda se c'è, ma non c'è nulla, per ora sul cambio posto. Che gioia, cos'è? Muginetto, ma io lo lascio andare perché è piccino, non sono per le mugini, io sono per la potenza dei pesci buoni. Che cosa vuoi? Che pesce vuoi? Voglio orate, si piglia ragnole, ragni, si piglia roba, sogliole, insomma, ma qui non si piglia nulla, perché è tutto avvelenato, ormai è tutto marcio, ormai è tutto avvelenato, è tutto marcio, si butta tutto nei fiumi, e la nostra vita è questa. Sono le ultime reate, il pesce viene da tutto dall'estero, surgelato, congelato, si va ai supermercati, sale tutto e fuori di pesce. Hai pito pampa, è pesce, ma la gente li porta la sega, basta di mangiare. O surgelato, congelato, Cina, Giappone, basta e mangi. La carne è uguale, sale tutto e fuori di carne. Oioia. Ma non li stanno più nemmeno riti. La gente non sta nemmeno più Tutti i riti. bauli. Tutti i bauli, tutti i medici, vado alle oppe, vai, va alle oppe, va, andate, ma lo vedete in che stato siete? Le coppe vanno rovinato, è roba tutta avvelenata, è tutta surgelata, congelata, fresca, non c'è più nulla. È vero, mi dà ragione, Papa. Non c'è nulla, io per ora. Dobbiamo aspettare il calasole. Sì, è vero. Calasole. Le anguille arrivano dal calasole, è vero, a calasole ora si spera di beccare qualcosa, si spera. Ma non è ancora nulla, è tutto fermo. Papa, è fermo tutto. Ma ora il gallo poi le muove, lo sa lui dove andare, dove pigliare il pesce fresco. No, vado alla coppe io, da Beppino. Tutta roba viene da Germania, dalla Russia, ma dalla Russia è 50 anni l'anno lì, eh? Congelato, eh? Mamma mia, e mo dice no, ma è buono, ma è buono, lo mangi per dire si mangia, ma non è mia buona la sega, ed è pesce fresco pescato da te, della natura, sarebbe bello, pappala? E invece si è rovinato tutto. Se li vendi qualche pesce, se li vogliono. Sì, se ne vogliono lo pagano, se no ci vengono loro a pescare. Bimbo, a chi tocca un brotolo, io se voglio un pescetto lo mangio. Guarda il micio, guarda là, il micio di e sguaina. E sguaina il micio. C'è un secchio pieno di crognoli. Le piglia? Ehi, ma te ce l'hai visto, c'è la rete grossa, se c'hai. Ma No, è un tu è da piccino. ragni? Sono al ragno, io voglio il ragno, non le voglio mettere. O crogno, c'è crogno, c'è 4 crogno, 2-3 crogno, direi che vedi, la sopravvivenza, papà, Oh. per mangiare stasera, due crogliolini, ci metti un cesto di insalata nel campo del mio zio, lo vado a rubare, No. oh, il cesto di insalata nel campo del mio zio. E poi si fa la cena. Ma io mi sono adeguato, che non si fa nulla, questi giovani tutti a casa, tutti spinellati. Ma che prospettive hanno quella gente? Che non so che fine si farà, papà.
Meno male li servi in potere, li porti a pescare. E quell'altro troiai del governo, alle votazioni, ma datele a poveri i marini lì, le votazioni, tutti i grillo, grilla, coso, Di Pietro, tutti i troiai sono tutti a piglia sordi e basta, svegliatevi, oh popolo, svegliatevi, non ci andate più nessuno a votare. Non è il papa di Garba, vista. Di Garba, papa. Smette, Si mette sì.